Mauro Rotelli, un'ora circa dal trasporto, poco meno, è sempre un'emozione, non possiamo farti le domande classiche da buon viterbese, però qual è l'emozione di questo quinto trasporto onorevole? Non c'è un'emozione particolare che uno possa descrivere nel momento nel quale vive la tradizione del trasporto alla macchina di Santa Rosa, perché è un insieme di situazioni che avvengono e che naturalmente ti coinvolgono. Quindi l'invito per tutti quelli che ci stanno guardando è il prossimo anno segnarsi sul calendario già questa sera, il 3 settembre del 2020, per poter partecipare a questa manifestazione, perché Viterbo regala non soltanto forti emozioni ma una grandissima tradizione e il trasporto è semplicemente spettacolare. Dal punto di vista istituzionale si parla spesso di promozione, televisione, bandi. Qual è secondo lei la situazione della promozione dell'evento Macchina di Santa Rosa? Beh, insomma, vedendo anche il parterre, diciamo, degli ospiti, delle personalità che tutti gli anni vengono a Viterbo per assistere al trasporto, penso che ormai la macchina sia entrata nel novero, insomma, delle manifestazioni più importanti d'Italia. Certo, naturalmente c'è sempre qualcosa di più da fare e da organizzare, magari forse lanciarla ancora di più a livello internazionale, perché a livello nazionale incomincia a essere molto molto conosciuta. Grazie onorevole. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Grazie. Grazie.